Noi veniamo da Casoria, l'Istituto delle Suore Catechiste del Sacro Cuore. Siamo gli Amici di Madre Giulia, un'associazione da poco fondata. Ci siamo organizzati nell'ultima settimana, un po' grazie alle informazioni del Comune di Napoli e la Prefettura. Siamo venuti qui per stringerci intorno al Papa, la visita pastorale di Papa Francesco, Pietro tra di noi, quindi siamo voluti essere insieme a Pietro. Siamo arrivate questa mattina alle 6.30, ci siamo messe in fila e siamo entrate per prendere il posto nel nostro settore assegnato. Siamo sveglie dalle 4.30, però per Papa Francesco questo è altro. È un'emozione indescrivibile, è stato bellissimo poterlo rincontrare. E il fatto di poterlo rivivere nella nostra città. E soprattutto lui ha detto comunque delle parole forti ed importanti per la nostra città, e magari sperando che tutti i giovani che c'erano oggi, comprese naturalmente noi stesse, possano essere poi un esempio da seguire, le sue parole che possano aver colpito come me tutti quanti gli altri. Papa Francesco è venuto qui e ha restituito il volto della vera Napoli. Com'è il Papa di adesso? Me lo vuoi dire? Già l'ha visto. L'ho già visto. Si respira un'aria diversa, la vedo con altri occhi questa mattina. Sono una studentessa universitaria e quindi frequento spesso questi luoghi e ho visto la gente credere in qualche cosa. E noi oggi viviamo solo per Papa Bergoglio! Papa Francesco! Per la gioia di essere credenti, per la gioia che ci dà Gesù Cristo, per la gioia di avere speranza, per la gioia di essere coraggiosi, per la gioia di non buttarci giù, è per questo. Perché voi napoletani, ti fa muoveri, È stato bellissimo, meraviglioso, è sempre un'emozione grandissima incontrare il Papa, non è la prima volta per noi, lo seguiamo sempre e devo dire che ha sempre parole che trafiggono il cuore, ecco, questa è la parola giusta. È vicino alle persone, è vicino alla gente comune, è rimasta impressa la parola che disse la prima volta, buonasera. Camarone alla compagna.